Allora, prima cosa, non guardate il mio trucco perché io sono a fine giornata, adesso saranno tipo le 10:30 e io ho fatto il trucco stamattina, quindi era già tutto distrutto. Ho un po' messo un po' di trucco così, giusto per mettere alla prova questo struccante. Ed eccomi di nuovo qua e nel video di oggi vi ho portato un funziona davvero? E il prodotto che vi porto oggi è la Make Up Ready, che è niente più che una specie di toglia che toglie il make-up, una toglia struccante, un panno struccante. Sul packaging c'è scritto Make Up Ready, remove your makeup with just water. Ossia, rimuovi il tuo make-up soltanto con l'acqua. Così lo dici. Ebbene, così, questa è la toglia. Non so come chiamarla. Così è la toglia di grande, il doppio del mio viso. E da un lato è tipo toglia da bagno. E dall'altro lato è un po' più, ha dei peli un po' più lunghi. Vediamo che c'è scritto qua: 100% polyester, lavare insieme ai delicati. Qua c'è specificato che c'è specificato niente. Ossia, non ho capito ben niente. Allora, da quello che ho capito, io lo dovrei bagnare con l'acqua e poi struccarmi. Chissà se funziona. Ecco, questa è la parte che ha dei peli più piccolini, tipo toglia da bagno, e invece da quest'altro lato ha dei peli proprio più lunghi. È abbastanza soffice, anche molto molto soffice. È anche profumata perché l'ho già lavata. Ed è una cosa che viene specificata prima, che bisogna lavarla prima dell'utilizzo, poi utilizzarla e lavarla di nuovo. In fondo ho la base da stamattina con tutte le polvere, una tinta liquida. Ho messo un po' di ombretto e un eyeliner, ho anche un bel po' di mascara. Nessuno di questi prodotti che sto utilizzando sono prodotti waterproof, perché io non li utilizzo di solito i prodotti waterproof, quindi non vi posso dire se funziona davvero sul make-up waterproof, però metteremo alla prova con il make-up normale. E se ti piace questa tipologia di video, certo, lascia il tuo like. E se per caso hai visto in giro qualche tecnica strana, qualche prodotto un po' diverso e vuoi sapere se funziona davvero, fammi sapere qua sotto nei commenti. E se non sei ancora iscritto su questo canale, ovviamente ti invito ad iscriverti subito per non perdere i nuovi video. Ed eccola qua, ho la mia Make Up Ready bagnata sulla sua scatolina. Non specifica da quale lato si deve utilizzare. Insomma, non ci sono tante spiegazioni. Praticamente qui dice: la lavi, poi la bagni, strucchi e poi la lavi di nuovo. Basico del basico del basico. E me le legare i tuoi capelli. Cian 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 cian. Mi piace il mio rossetto strano con un appunto di blu. Iniziamo, partiamo dagli occhi. Partiamo un po' dagli occhi. Dalla prima passata è già uscito quasi tutto, almeno l'ombretto. Ragazze, cioè, ho fatto un zoom perché veramente se lo merita. Ho fatto praticamente due passate ed è già quasi sparito il make-up degli occhi. Allora, c'è un po' di mascara, ma vedete che questo qua, no, non si vede niente. Comunque, è rimasto ancora un po' di mascara. È veramente strano pulire il make-up con un panno, però è anche confortevole. È strano, è confortevole. Strano, è confortevole, un confortevole strano. Vediamo quanto ci metterà a togliere il mascara. Cioè, se sta uscendo, esci tutto. E non sto facendo assolutamente forza, eh? La sensazione quando passo il panno
è che mi trascina la pelle, proprio come se si acchiappasse al make-up. Adesso vediamo il rossetto. Devi dire qualcosa? Cioè, è rimasta tutta qua. Ci sembra che non uscirà, però esce. Poi questa qua io so perché non esce. Perché qua io sono pieno di pellicine. Proprio la mia bocca, come sempre, mi delude. Però del resto è uscita tutta. E non va in giro, cioè io... Il rossore perché ho la pelle molto sensibile, appena mi tocca qualcosa già sono... Io sembro un pomodoro. Sinceramente io ci credevo che funzionasse, ma non così bene però. Fa un po' fatica a togliere il mascara, però esce tutto. Così è il panno. Indecente proprio. Alla fine l'ho usato dalle due parti e non mi sono neanche resa conto. È veramente molto comodo. Mi sa che non dovrò più spendere soldi per comprare prodotti struccanti, dischetti di cotone. Ragazze, veramente il mio viso sembra pulito. Forse un pochino di mascara qua sotto gli occhi è rimasto, ma per dirvi che io non ho usato di prepotenza. Questa texture che io pensavo sentisse un po' di più, che c'è una parte che ha dei peletti più lunghi, l'altro più corti, io non ho sentito proprio nessuna differenza. Non so veramente perché ci sono queste due texture, perché a me sembra tutto uguale, bello soffice e confortevole. Mi piace. Io ho preso il mio Make Up Breezy da Sephora qualche mese fa e l'avevo proprio accantonato. Oggi finalmente ho deciso di usarlo e sono veramente pentita di non averlo usato prima, perché ne vale veramente la pena. E così, con la faccia super stanca e con il viso super pulito, che vado a lavare il mio viso e torno subito. Rieccomi tornata. Ed ecco il mio viso pulito, che vi ricordo che anche se abbiamo utilizzato la Make Up Breezy bisogna lavare il viso con un detergente adatto. E vi ricordo di guardare l'info box, che vi lascerò un post dedicato nel mio sito ragazzavenitosa.it. Decisamente la Make Up Breezy funziona davvero e noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacione, ciao!